La nostra proposta di legge era sostenuta da 40 associazioni in maniera trasversale, era sostenuta da 21 comuni ed era stata firmata da 12.000 cittadini, ma nonostante questo la proposta di legge è stata bocciata in 9 minuti. Sono qua a partecipare a questo presidio perché in 9 minuti credo che non ci sia stato neanche il tempo di leggere la legge che avevamo preparato. È uno sfregio anche per il lavoro che è stato fatto, non soltanto dalle amministrazioni comunali, ma anche dalle 40 associazioni. Quello del gioco d'azzardo è un problema di salute, quindi c'è questa priorità. Quindi se siamo qui è perché vogliamo tutelare le fasce più deboli. È evidente che noi che lavoriamo sulla strada e quindi accogliamo, vediamo le persone che sono affette da questa patologia, constatiamo con le nostre mani che sono aumentati gli accessi e soprattutto quando gli utenti, i diretti interessati ci portano il loro problema, ci portano anche l'efficacia di quella legge del 2016 che in un certo senso il fatto che fosse minore il tempo di gioco li favoriva tantissimo. Nel 2016 noi abbiamo approvato una legge che riuniva tre testi, uno di iniziativa dei comuni, uno di iniziativa del centrodestra e uno di proposta dell'esecutivo, in un unico testo di legge, e l'avevamo condiviso all'unanimità. E poi questa unanimità è venuta meno, ma è venuta meno anche in maniera nascosta, cioè nessuno ci ha mai spiegato perché ha cambiato idea. E questa mancanza di trasparenza, secondo me, non solo è sbagliata dal punto di vista politico, ma temo che si spieghi con la capacità che ha avuto la lobby che sostiene il gioco d'azzardo di sostenere un cambio della legge. Il gioco d'azzardo legale è uno dei terreni di infiltrazione e di contaminazione delle mafie di oggi, che sono mafie impresa. Lì si ricicla facilmente il denaro, si ha la possibilità di immettere grandi liquidità, di pagare poche tasse e di continuare a fare affari. Bisogna cercare di ridurre le opportunità anche del gioco legale per la salute, per la sicurezza, ma soprattutto anche per prevenire l'infiltrazione mafiosa nell'economia legale. Se il sindaco è colui che deve proteggere la salute dei cittadini e noi consiglieri siamo al suo fianco proprio per far sì che la salute sia uno degli elementi chiave, e questo ci ha tappato le ali, oltre al fatto che non possiamo neanche più decidere l'orario, insomma i sindaci si sono ritrovati veramente in una situazione di difficoltà. In realtà questa legge somma tanti effetti negativi. Insomma, innanzitutto gli effetti sanitari sulla salute, somma una limitazione delle prerogative dei poteri delle autonomie locali e dei poteri di ordinanza che consentono di intervenire per tutelare la salute e la sicurezza pubblica. Oggi lanciamo una campagna per mandare a tutti i comuni della Regione Piemonte una bozza di una ordinanza sindacale attraverso la quale è possibile disciplinare gli orari di accensione e di spegnimento delle macchinette, allargando il tempo attualmente in vigore con la legge regionale attuale. La legge regionale attuale dice che le macchinette possono essere spente tra mezzanotte e le 5 del mattino. La proposta che vogliamo lanciare invece è che le macchinette si possano spegnere durante il giorno, che è il momento in cui di più le persone giocano. Diventa una questione di scelta politica, cioè se ne va bene un modello di società in cui la felicità si raggiunge col gioco d'azzardo o un modello di società che si prende cura dei fragili e offre occasioni concrete di riscatto sociale.